Buongiorno amici di Nexus Lab, sono Alessandro e oggi vi presentiamo la video anteprima direttamente dal Mobile World Congress del Galaxy Note 8, il tablet, phablet della casa sudcoreana che andrà proprio ad aggredire il mercato dei tablet piccoli ma comunque simile iPad mini. Questo tablet inoltre è in grado di telefonare, inviare SMS, come potete vedere abbiamo il dialer completo, potete vedere abbiamo il grande dialer a disposizione, abbiamo inoltre la S Pen classica che si va a inserire in questo spazio. Dimensioni, allora parliamo di un tablet piuttosto spesso, ma spesso anche perché la penna va inserita all'interno della scocca, quindi è logico che la penna non possa essere troppo piccola, altrimenti si andrebbe ad inficiare delle varie feature. Altro aspetto, abbiamo Android 4.1.2, andiamo a vederlo insieme. Android 4.1.2, il modello LGTN 5100. Abbiamo tutte le impostazioni che siamo abituati a vedere nella gamma Note, ovvero tutto il menu dedicato all'S Pen, al View, eccetera eccetera, e tutto quello dedicato alla interfaccia TouchWiz di Samsung. Abbiamo processore alla base quad core da 1.6 GHz con 2 GB di RAM. Andiamo adesso ad utilizzare la S Pen prodotta in collaborazione con Wacom come al solito. S Pen che andiamo a studiare con voi insieme per la prima volta. Come potete vedere le animazioni sono rimaste simili, inoltre caratteristica dei Note, degli ultimi Note, è che è sensibile alla penna anche solo a distanza, non c'è bisogno di andare a toccare l'interfaccia. Proviamo ad andare a vedere anche la fotocamera, mentre che ci siamo, fotocamera con un sensore da 5 megapixel. Faccia classica Samsung, non vi andiamo ad approfondire troppo questo aspetto dato che l'interfaccia di Samsung la conosciamo. Come potete vedere qua abbiamo tutti i widget dedicati, tra cui quelli classici che troviamo sempre in Android e anche qualcuno proprietario. Se andiamo sulle app troviamo tutte le app preinstallate, Flipboard già preinstallato, inoltre troviamo anche alcuni giochi, non sappiamo se questi ci saranno preinstallati per tutte le versioni, Watercolor Pencil, naturalmente i programmi per colorare, disegnare eccetera eccetera sono tantissimi. Proviamo a fare un color paper, possiamo scegliere il tipo di carta, ok, un attimino, adesso vi mostreremo la nostra abilità nel disegnare. Facciamo un bel pastello, un bel verde. La penna, come anche il Galaxy Note 2, è sensibile sia alla pressione che alla velocità di scorrimento della stessa. Ok, direi di finire la tortura, anche perché probabilmente non mi interessa vedere le nostre capacità di disegno. Apps, abbiamo anche altre applicazioni dedicate come lo sketchbook che andiamo a provare con voi per la prima volta. Anche qui è un programma per il disegno o per comunque mantenere appunti. Come potete vedere adesso abbiamo selezionato un tratto evidentemente obliquo, andando a disegnare infatti questo si presenterà obliquo. La cosa più interessante è
vediamo che abbiamo la capsula auricolare, quindi si può usare come un normalissimo telefono, e abbiamo il microfono posto nella parte bassa a destra. Abbiamo due altoparlanti stereo posti un po' vicini sinceramente, ma dovrebbe suonare comunque bene. Adesso c'è troppo rumore, quindi non possiamo farvelo sentire. Abbiamo una SIM, micro SIM, per la navigare in mobilità o appunto chiamare e messaggiare. La micro SD supporta, ci sembra, fino a 32 GB, e poi abbiamo la fotocamera anteriore da 1.3 megapixel per le videochiamate, eccetera. Abbiamo tutta una la tendina classica anche qui di Samsung, dove sono presenti diverse scorciatoie. Queste, chi usa device Samsung le conosce bene, è un reading mode anche per consentire una lettura più facile dei testi. Cos'altro dire? La batteria è da 4600 mAh. Ci aspettiamo di vedere a breve questo terminale anche nel nostro mercato. Molto interessante, interamente struttura in plastica o policarbonato, come di più, come l'ultimo Galaxy S3. Device interessante, un po' grande la cornice, ma le forme sono molto affascinanti.